una crisi senza via d'uscita, un'altra pesante sconfitta, la terza consecutiva per la Fidelissandria che deve arrendersi anche ad un cinico casarano. Finisce 4-2 al Capozza per la compagine salentina e sono nuovamente degli errori individuali a condannare i biancoazzurri dopo una prestazione comunque non tutta da buttar via. Favarin schiera i suoi con il consueto 3-5-2 e tra i pali torna Segantini, folto centrocampo composto dagli esterni Nives e Nannola, in mediana Petruccelli, Iannini e Montemurro, in avanti la coppia composta da Palazzo e Yeboa. Tradizionale 4-4-2 per il casarano di Bitetto, i terminali offensivi sono Favetta e Foggia. Partono fortissimo i padroni di casa che sfondano sulla sinistra, palla al centro per Giacomarro, il suo destro finisce di poco al lato. L'Andria dopo un inizio timoroso prende le misure, all'ottavo ci prova Petruccelli dal limite, Altumi blocca senza problemi. Al 13° buona chance per gli uomini di Favarin, punizione dai 25 metri di Petruccelli, Lanzolla tutto solo in aria, colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta. I biancoazzurri spingono e al 22° trovano il vantaggio, Palazzo si guadagna una punizione dal limite che lui stesso a calciare, un bolide imparabile su quale Altumi non può nulla. La gioia andriese dura appena 20 secondi perché il casarano pareggia subito i conti. Nuovo erroraccio di Segantini che perde la sfera dalle mani e la consegna a Favetta. L'attaccante salentino a porta sguarnita fa 1-1. L'Andria subisce il contraccolpo psicologico, i rossocelesti invece prendono in mano le redini del match. Al 26° il colpo di testa di Versienti su cross di Tedone termina di un soffio al lato. Non sbaglia invece qualche secondo più tardi Favetta che da posizione centrale indovina l'angolo giusto per il 2-1 che fa esultare il Capozza. La Fidelis prova a reagire all'incredibile 1-2 dei salentini nel finale di frazione. Al 37° nuova punizione di Petruccelli e colpo di testa di Dorsi che termina alto sopra la traversa. Si va al riposo con il casarano avanti 2-1. Ritmi elevati anche nella ripresa. Al 50° il destro di Yeboa chiama ad una facile parata Altumi, ma sul capovolgimento di fronte Mincica buca la difesa biancoazzurra e con un rassoterra centrale infila Segantini, anche questa volta non esente da colpe. 3-1 e gara in discesa per i padroni di casa. Favarin decide di cambiare ed inserisce Sambu, il neoacquisto Gulic e Stranges al posto di Nannola, Yeboa e Petruccelli per provare a riaprire il match, ma il casarano non perdona. Al minuto 68, azione personale di Mincica che salta anche Segantini e deposita in rete il 4-1. L'Andria, nonostante il passivo, si ributta in avanti e accorcia le distanze due minuti più tardi. Punizione dalla destra di Stranges e colpo di testa vincente di Montemurro che vale il 2-4. I biancoazzurri si riversano in avanti lasciando spazio ai contropiedi dei padroni di casa, come al minuto 79 quando Versienti riceve palla e calcia a giro. Segantini questa volta risponde presente ed è in angolo. Nel finale Andrea in proiezione offensiva e l'ultima occasione del match capita all'86°, conclusione dalla destra di Zingaro. Altumi respinge malamente ma Palazzo non riesce nella deviazione vincente. Finisce 4-2 per il casarano che torna a sperare in un piazzamento playoff. Sempre più disastrosa invece la classifica della Fidelis che ha un solo punto di vantaggio dalla retrocessione diretta e domenica al degli Ulivi arriva il Francavilla per uno scontro salvezza da brividi.